grazie sentito voglio rivolgere alla gente birmana e a quella bengalese che mi hanno dimostrato tanta fede e tanto affetto. Grazie. In ogni momento della mia vita ho confidato nella protezione di Dio, di Gesù e della Vergine, del Padre e dello Spirito Santo, perché a loro offro tutta la mia vita. E credo anche che i giovani cattolici siano molto devoti nella preghiera e che noi speriamo e confidiamo che Dio sarà sempre al nostro fianco ed ascolti le nostre preghiere. Per la prima volta un successore di Pietro visitava il Myanmar. Ho voluto anche in questo caso esprimere la vicinanza di Cristo e della Chiesa a un popolo che ha sofferto a causa di conflitti e repressioni e che ora sta lentamente camminando verso una nuova condizione di libertà e di pace. Possiamo fare attraverso il dialogo interreligioso e con il dialogo di ecumenismo, anche attraverso i lavori caritativi. In questo modo possiamo lavorare insieme per guarire i sentimenti, collaborazione senza distinguere la fede, la cultura, la regione e il colore. Nei volti di quei giovani pieni di gioia ho visto il futuro dell'Asia, un futuro che sarà non di chi costruisce armi, ma di chi semina fraternità. Una delle cose determinanti che ha affermato Papa Francesco è di amare sempre, rispettandoci reciprocamente, rispettando anche le altre religioni, capire e non lasciarsi andare alla vendetta o a simili atti, perché questo diffonderebbe odio, mentre dobbiamo seminare amore ovunque andiamo e che rispettarci reciprocamente sia una cosa importantissima. Ho potuto incontrare le autorità del Myanmar incoraggiando gli sforzi di pacificazione del paese e auspicando che tutte le diverse componenti della nazione, nessuna esclusa, possano cooperare a tale processo nel rispetto reciproco. Qualcuno ha detto, il Papa non ha detto la parola Rohingya, ma in realtà ha fatto molto di più. Cioè ha creato un processo di democrazia in qualche modo che sta andando avanti, puntando all'incontro di Panglong della fine del prossimo gennaio 2018 come un momento chiave in cui anche i rappresentanti dei Rohingya, come una delle tante etnie presenti in Myanmar, dovrà essere incluso. Ritengo che le sue parole contribuiranno in un certo qual modo a cambiare la mentalità e lo spirito di quanti desiderano invece fomentare il conflitto e la violenza. Pertanto, penso che le sue parole saranno utili per far sì che si calmino e le interiorizzino, per aiutare il paese a migliorare, perché senza la pace non vi sarà sviluppo, quindi la pace è il terreno su cui lo sviluppo attecchisce. La popolazione del Bangladesh è in grandissima parte di religione musulmana e quindi la mia visita ha segnato un ulteriore passo in favore del rispetto e del dialogo tra il cristianesimo e l'Islam. In our country we have four main religions. Nel nostro paese abbiamo antiche religioni, ma nella convivenza ci rispettiamo a vicenda. Viviamo le festività delle varie religioni e vi sono anche persone di diversi gruppi etnici. Tra i bengalesi regna molta armonia. Così come tra i 40-50 gruppi etnici, le varie culture e le diverse tradizioni. Il nostro paese è sempre stato così e il Santo Padre ci incoraggia a continuare a vivere così con maggiore intensità. Spero che anche la sua visita dica qualcosa ai rappresentanti più aperti e significativi di altre religioni,
i quali si sentano incoraggiati a entrare in questo clima di comunione e di dialogo pur nelle differenze di fede. Sono stato molto toccato dall'incontro con i rifugiati Rohingya e ho chiesto loro di perdonarci per le nostre mancanze e per il nostro silenzio, chiedendo alla comunità internazionale di aiutarli e soccorrere tutti i gruppi oppressi e perseguitati presenti nel mondo. Quando hai dato più tempo per i Rohingya che quando durante l'incontro interreligioso dialogo, colpito molto la gente musulmana. Dicevano quando tornavo a casa, parlavano, hanno toccato, lui ha toccato il loro cuore. Io penso che quando torniamo in scuola e per la formazione dei giovani, pastorale giovanile, possiamo anche fare qualcosa di più con nostro prima, poi con altre religioni che vengono dalla scuola nostra, collegio e università, così. This forgiveness is not only for the Rohingyas. Il perdono non si applica solo ai Rohingya, che sono il più recente gruppo di rifugiati espulsi, ma nel mio paese, l'India, ci sono vari altri motivi di perdono. Abbiamo svariati gruppi religiosi contro gli altri. Se non perdoniamo, se non viviamo questa esperienza di riconciliazione e non impariamo a vivere insieme, non lo faremo mai.